A volte si danno per scontate cose che ad uno sguardo più attento sono palesemente sbagliate. Certo, 500 anni di ricerche, di tesi, di trattati e supposizioni sono una bella zavorra da portarsi dietro. Nel normale corso degli eventi, molti uomini e donne nascono con varie qualità e notevoli talenti, ma di tanto in tanto, in un modo che pare trascendere la stessa natura, una singola persona si mostra come pienamente dotata dal cielo di bellezza, grazia e talento in tale abbondanza che lascia tutti gli altri uomini molto indietro a lui. Ed entrare nel mare magnum della testa di Leonardo è stata un'impresa colossale, perché effettivamente Leonardo si può trovare di tutto e di più, ma si può anche andare incontro a delle notevoli difficoltà, per cui insomma non è stato facile. E soprattutto io mi sono interessato subito di questi famosi quadri di Leonardo, dei pochi quadri che ha dipinto e che esistono ancora in buona parte sia agli Uffizi che al Louvre. Analizzando bene questa sua predisposizione mentale di ricercatore, perché Leonardo ha sempre cercato, la sua cosa era la conoscenza, voleva trovare la conoscenza in tutte le cose che lo attiravano. E questo fatto naturalmente era senz'altro legato ad una predisposizione mentale e anche a livello psicologico che non era facile da scoprire. Però, ripeto, nel linguaggio pittorico noi possiamo trovare tutti gli elementi che possono comporre questa specie di puzzle attraverso questi tasselli che io sono riuscito a scoprire sempre osservando solamente i quadri effettivamente dipinti da Leonardo. Perché poi su Leonardo è sorta una specie di rincorsa ai suoi quadri, ma molte sono attribuzioni che non sono valide. E soprattutto le attribuzioni, diciamo così, di tipo religioso, improntate ad una religiosità, non so, le famose Madonne. In Leonardo non esiste l'aspetto sacro, è tutto collegato ad elementi profani. Per conoscere bene Leonardo bisognava avere tutta sotto mano, capisci, tutta la serie di dipinti che ha fatto, a cominciare dal Battesimo del Verrocchio fino all'ultimo Giovanni del Louvre, perché in questa sequela di dipinti noi troviamo questi elementi riportati in modo quasi pedissequo e effettivamente stupisce. Però Leonardo, ripeto, una volta che si sono scoperti questi elementi, diciamo che in fondo arrivare a rivelare i rebus, questi rebus che sono nascosti nei vari soggetti, diventa una cosa anche abbastanza facile. Veramente mirabile e celeste fu Leonardo, figliuolo di Ser Piero da Vinci. E nelle erudizioni e principi delle lettere avrebbe fatto profitto grande se egli non fosse stato tanto vario ed instabile. Io sono un curioso per natura e quando inizio a sviscerare un determinato argomento voglio andare fino in fondo. Però in certi momenti ho avuto dei momenti di crisi perché la situazione era molto complicata e anche tutta la biografia leonardiana riportava delle indicazioni talmente strane e anche avulse da certa documentazione che io andavo scoprendo, per cui mi lasciava molto scettico di poter arrivare alla fine a concludere il lavoro. Thank you.
Ma dell'infanzia sappiamo ben poco, perché abbiamo quell'atto di battesimo del nonno, poi sappiamo che è stato portato nella casa appunto dei nonni, il padre che naturalmente non ha voluto sposare la Caterina, con la quale aveva avuto Leonardo, e quindi Leonardo fino al periodo in cui viene portato a Firenze dal padre e viene inserito nella bottega del Verrocchio, sappiamo quasi niente. Il Verrocchio aveva questa bottega dove aveva degli allievi di un certo calibro, perché pensiamo a Botticelli, al Perugino, però teneva molto più in considerazione Leonardo dopo che aveva fatto questi due fanciulli, perché effettivamente hanno un'espressione, un volto che è meraviglioso. Per conto mio è molto meglio della Gioconda. Se noi guardiamo il battesimo del Verrocchio, ci troviamo di fronte, mi sono rimasto sconcertato a vedere questo, perché abbiamo l'elemento sacro di Giovanni che battezza Gesù, con la colomba bianca che rappresenta lo Spirito Santo. E poi abbiamo questi due personaggi di lato che non si capiva perché, perché sono messi lì da Leonardo, non si capisce. E invece alla fine, se uno va ad analizzare bene i due soggetti di questi due fanciulli, scopre che c'è un elemento sessuale. Muovesi l'amante per la cosa amata come il soggetto con la forma, come il senso col sensibile, e con seco s'unisce e fassi una cosa medesima. Quando l'amante è giunto all'amato, lì si riposa. Nella Gioconda noi troviamo sul lato sinistro del ritratto la rappresentazione di un fallo perfetto che si collega addirittura a una strada serpentina fatta a S, che però non si vede, guardandolo, osservando al naturale. Bisogna usare la lettura a specchio, come nella sua grafia. No, lui più che l'attrazione per il sesso maschile ripudiava il sesso femminile, quello sì. Però ci sono delle frasi autografe dove dice, per esempio, che chi è affetto da desideri sessuali così continui, dice, bisogna stare attenti perché il coito rappresenta qualcosa di non bello, insomma. Gli organi preposti al coito risultavano anzi per lui terribili, brutti. Quindi, insomma, ci sono degli aspetti di contraddizione. Leonardo a volte è contraddittorio, questo è vero, anche perché quando progettava, per esempio, armi da guerra e poi diceva che la guerra è una terribile bestia, questo è un controsenso assoluto. E per cui, insomma, bisogna stare molto attenti con Leonardo. È una figura complessissima, Leonardo, una personalità incredibile. Grande genio, però nella sua grande genialità c'è anche questa possibilità di incorrere in valutazioni sbagliate. Certo, il fatto di presentare sempre il sesso, l'organo copulatore, di riportarlo in tanti episodi pittorici, potrebbe anche dare adito a questa supposizione. Ma non è certa, insomma, perché Leonardo, ripeto, nella sua fantasia poi creava delle situazioni anche particolari, insomma, non reali, sconfinando nel sogno o nell'improvvisazione, così so. Quel cervello mai restava di ghiribizzare, dei quali pensieri e fatiche se ne vede sparsi per l'arte nostra molti disegni, ed io n'ho visti assai. La ricerca in genere deve essere improntata, diciamo, a un soggetto, a un argomento specifico sul quale poter lavorare, e allora in questo caso si può cominciare a ricorrere a una certa biografia.
certi studi che sono già stati fatti. E la bibliografia nel campo di Leonardo è sterminata. Avrei potuto diventare un valente esecutore di jazz. Invece ho dedicato così tanto tempo ed energie per stendere una ricerca sulla Gioconda e su colui che l'aveva creata. Beh, ci sono stati anche degli altri che hanno cominciato a pensare che non fosse veramente la Mona Lisa. Però io ho cercato di documentarlo, insomma. Gli occhi avevano quei lustri e quelle acquitrine che di continuo si veggono nel vivo. Il naso, con tutte quelle belle aperture rossette e tenere, si vedeva essere vivo. La bocca, con quella sua sfenditura, con le sue fini unite dal rosso della bocca, con l'incarnazione del viso, che non colori, ma carne, pareva veramente. Ed in questo di Leonardo vi era un ghigno tanto piacevole che era cosa più divina che umana a vederlo, ed era tenuta cosa meravigliosa per non essere il vivo altrimenti. Nella fontanella della gola, chi intensissimamente la guardava vedeva battere i polsi. Nel vero si può dire che questa fosse dipinta d'una maniera da far tremare e temere ogni gagliardo artefice. Ne ha dette di tutti i colori, i vasari, insomma. Ma Vasari non ha mai conosciuto Leonardo, non ha visto la Gioconda. Che caspita, non lo so come si sia, forse perché... Sì, c'è stato una cosa, forse il padre, ecco, Ser Piero, il padre di Leonardo, aveva conosciuto il marito della Gioconda, questo del Giocondo che era un commerciante di stoffe, eccetera. Però quello non vuol dire niente se non c'è veramente un documento. E poi ci sono i documenti... Insomma, è talmente complessa la cosa che non è facile definire. La Gioconda è un ritratto costruito da Leonardo. Non concepiva mai il ritratto di naturale, come si diceva allora, cioè di avere il modello di fronte. Lui doveva creare. Io ho scoperto un'altra cosa interessante nei ritratti di Leonardo, lo strabismo. Per cui lo stesso autoritratto di Torino... Per me c'è una forma di abbellimento del quadro, perché lui abbelliva, tendeva ad abbellire sempre. Dalle sue espressioni lui dice che quando un pittore lavora deve essere solo per concentrarsi, eccetera, nello studio, eccetera. Però poi si circondava di allievi, perché ne aveva parecchi. E qui a Milano, alla bottega sua, aveva un Boltraffio, aveva Cesare da Sesto, aveva il Gianpietrino. Erano tutti seguaci, diciamo, della sua scuola pittorica. Però forse non si è mai legato. L'unica persona con la quale veramente ha avuto un rapporto affettivo intenso è stato questo Salai, questo Giacomo Caperotti. Giacomo venne a stare con Meco il dì della Madonna del 1490, d'età d'anni 10. Il secondo dì gli feci tagliare due camicie, un paro di calze e un giubbone. E quando mi posi i dinari al lato per pagare dette cose,
Lui mi rubò detti denari della scarsella. E mai fu possibile farglielo confessare, bench'io n'avessi vera certezza. Lire 4. L'incipit è stato dato da questo personaggio del Salai, che lui tutto sommato aveva preso in casa, l'aveva curato, gli aveva dato, non so, addirittura gli ha ceduto praticamente il terreno che Ludovico il Moro gli aveva dato qui a Porta Vercellina, a Milano. E lui se ne approfittava, questo Salai, perché questo era un imbroglione, era un ladro, gli rubava le opere, faceva il possibile per guadagnare soldi. Ladro, bugiardo, ostinato, ghiotto. Non lo so, forse lui non ha mai considerato se stesso come uno che sia incorso in errori, eccetera. O probabilmente in certi momenti forse di aver preso in casa Salai. Salai non lo so dove sia sepolto, perché non si parla della sua tumulazione. Però questo fatto di essere stato ammazzato pone dei problemi. Effettivamente uno si può domandare perché è stato ucciso. E allora io ho trovato alcuni documenti abbastanza importanti che dimostrano che lui, siccome era avido di denare e che prometteva sempre al re Francesco di Francia, no, di vendergli dei quadri, evidentemente, però prima pretendeva dei soldi. E Francesco in un primo momento gli ha dato una certa somma, però dopo ha capito che qui si trovava di fronte a un millantatore imbroglione e dopo evidentemente ha pensato bene, dice vabbè adesso lui non mi ha venduto i quadri e io gli faccio uno scherzetto. Quello più importante è come lui abilmente sia riuscito a gabbare tutti i fruitori dei suoi quadri in una maniera così plateale. Vorrei avere un dialogo critico, un confronto, per rivelare a intere generazioni di osservatori che siamo stati tutti quanti gabbati. Che se io chiedo a uno, ma mi dite perché Leonardo, che conosceva la Bibbia perfettamente, a un certo punto ha messo l'apostolo prediletto del Signore, l'ha spostato nel gruppo e l'ha staccato, anziché farlo avvicinarlo al volto di Cristo, al corpo di Cristo, nessuno mi sa dire nulla. Non come dice Dan Brown, che c'è la Maddalena o che so io, la moglie di Gesù. No, è effettivamente un Giovanni, ma non è l'evangelista. È il Giovanni Giacomo Caprotti, suo pupillo, che lo tradiva, perché è omosessuale, lo tradiva per denaro. Ripercorro i suoi luoghi, osservo i volti, ho bisogno di capire. Chi c'è dietro la Gioconda? Chi non c'è sicuramente è la Mona Lisa del Giocondo. Chi c'è invece dentro alla Gioconda è un volto costruito da Leonardo appositamente per screditare Salai. Perché Salai gliene ha fatti di tutti i colori, gli rubava i quadri, era un omosessuale, lui lo amava e lo ha sempre amato, fino alla fine. Per conto mio, l'omosessualità di Leonardo è uno dei più grossi buchi neri che ancora esistono. Non lo so. Notifico a voi signori ufficiali come egli vera cosa che Jacopo Saltarelli, fratello carnale di Giovanni Saltarelli, sta con lui davanti al buco, veste di nero, è d'età 17 o circa.
e il qual Jacopo va dietro a molte misserue e consente con piacere a quelle persone che richiedono di simili tristizie. E da questo modo ha avuto di fare di molte persone, cioè servito parecchie dozzine di persone delle quali ne so buondate, e dal presente dirò d'alcuno. Bartolomeo di Pasquino Orafo sta in Vacchereccia, Leonardo di Ser Piero da Vinci sta con Andrea di Verrocchio, Baccino Farsettaio sta da Or San Michele in quella via che v'è due botteghe grandi di cimatori che va alla loggia dei Cerchi. Ha aperto bottega di nuovo da Farsettaio Leonardo Tornabuoni Dicto il Teri, veste nero. Questi hanno avuto a soddomitare Decto Jacopo.